Allora uno dei giudici della città si fece avanti e disse: «Parlaci della colpa e del castigo». Ed egli rispose dicendo: «E quando il vostro spirito erra nell'aria, che voi, solitari e distratti, commettete ingiustizia verso gli altri e quindi verso voi stessi, e per quel torto commesso busserete alla porta dei beati e sarete ignorati. Come l'oceano è il vostro io divino, resta per sempre incorrotto, e come l'etere solleva soltanto gli esseri alati, il vostro io divino è anche simile al sole, non conosce le vie della talpa, né cerca le tane del serpente. Ma l'io divino non vive in voi da solo. Molto in voi è ancora uomo, e molto non è ancora uomo, ma un informe pigmeo che cammina dormendo nella nebbia cercando il proprio risveglio. Ed è dell'uomo in voi che ora voglio parlare, perché è lui, e non l'io divino o il pigmeo nella nebbia, che conosce la colpa e il castigo della colpa. Vi ho udito spesso parlare di chi commette un torto come se non fosse uno di voi, ma un estraneo, un intruso nel vostro mondo. Ma io vi dico che anche il santo e il giusto non possono levarsi oltre l'altezza che è in ciascuno di voi, così il malvagio e il debole non possono cadere più in basso della bassezza che ugualmente è in voi. E come una singola foglia non ingiallisce senza la muta consapevolezza di tutta la pianta, così chi compie il torto non può farlo senza il volere nascosto di voi tutti. Voi camminate insieme verso il vostro io divino come una processione, siete la via e i viandanti, e se uno cade, cade per quelli che sono dietro, un avviso del sasso che l'ha fatto inciampare, e cade per quelli che ha davanti, che più veloci e con piede più sicuro non hanno rimosso l'ostacolo. E anche questo vi dirò, benché le mie parole potranno esservi di peso: l'assassinato non è il responsabile della propria uccisione, e il derubato non è privo di colpa nel furto che ha subito, né il giusto è incolpevole degli atti del malvagio. Né chi ha le mani bianche è netto nelle azioni del criminale. Sì, il colpevole è spesso vittima dell'offeso, e anche più spesso il condannato porta il fardello per l'innocente irreprensibile. Voi non potete separare il giusto dall'ingiusto e il cattivo dal buono, perché essi stanno insieme davanti al sole, come se il filo nero e il filo bianco fossero insieme intessuti. E quando si rompe il filo nero, il tessitore rivedrà tutta la tela e dovrà esaminare anche il telaio. Se uno di voi volesse giudicare una moglie infedele, metta sulla bilancia anche il cuore del marito e misuri la sua anima col metro. E chi volesse frustare l'offensore, scruti lo spirito dell'offeso. E se qualcuno di voi, in nome della giustizia, volesse abbattere la scure sopra il tronco malato, osservi le radici. E in verità troverà le radici del bene e del male, le infeconde e le fertili, tutte intrecciate nel cuore silenzioso della terra. E voi giudici che volete essere giusti, quale sentenza emanate contro chi è onesto nella carne ma è un ladro nello spirito? Che punizione date a chi uccide nella carne, ma egli stesso è già stato ucciso nello spirito? E come processate colui che con gli atti inganna e opprime, eppure è afflitto e oltraggiato? Come punirete coloro il cui rimorso è già più grande che il loro misfatto? Non è forse il rimorso la giustizia amministrata proprio da quella legge che servireste contenti? Tuttavia non potete imporre il rimorso all'innocente, né toglierlo dal cuore del colpevole. Non chiamato esso chiama nella notte, affinché gli uomini si sveglino e scrutino se stessi. E voi che volete capire la giustizia, come potrete farlo se non studiando ogni fatto nella pienezza della luce? Solo allora saprete che l'eretto e il caduto sono un unico uomo che vive nel crepuscolo fra la notte del suo io pigmeo e l'alba del suo io divino, e che la pietra angolare del tempio non è più elevata della pietra più bassa delle sue fondamenta. Allora un avvocato disse: «Che cosa pensi, maestro delle nostre leggi?» Ed egli rispose: «A voi piace imporre leggi, ma più ancora vi piace trasgredirle. Come bambini che giocano presso l'oceano, che costruiscono torri di sabbia per poi distruggerle ridendo. Ma mentre voi le costruite, l'oceano porta nuova sabbia sulla riva, e quando poi la distrugge, l'oceano ride con voi. In verità l'oceano ride sempre con l'innocente. Ma che mi dite di coloro la cui vita non è un mare e le leggi fatte dall'uomo non sono torri di sabbia, ma per i quali la vita è una roccia e la legge uno scalpello con cui vorrebbero scolpirla a propria immagine? E che pensate dello storpio che odia i danzatori, e del bove che ama il suo giogo e crede l'alce e il cervo della foresta vagabondi e erranti, e del serpente vecchio che non muta più pelle e chiama gli altri nudi e senza pudore, e che arriva per tempo al banchetto di nozze e ne ritorna stanco e ingozzato di cibo, dicendo che tutti i banchetti sono profanazioni e i convitati trasgressori della legge? Che dirò di costoro se non che vivono anch'essi alla luce del sole, ma con la schiena voltata verso il sole? Essi non vedono che le proprie ombre, e quelle ombre sono le loro leggi. Che cos'è il sole per essi se non colui che fa le ombre? E che vuol dire per essi conformarsi alle leggi se non inchinarsi e tracciare la propria ombra sulla terra? Ma voi che camminate col viso volto al sole, quali immagini tracciate sulla terra possono trattenervi? E voi che viaggiate con il vento, quale banderuola dirigerà il vostro corso?
Quale legge dell'uomo vi legherà se infrangerete il vostro giogo evitando le porte della sua prigione? E quale legge vi farà paura se danzerete senza inciampare contro le sue catene? E chi vi condurrà in giudizio se strapperete il vostro abito ma non lo lascerete lungo i sentieri dell'uomo? Popolo di Orfalese, voi potete smorzare il suono del tamburo e allentare le corde della lira, ma chi comanderà di non cantare all'allodola? E un oratore disse: parlaci della libertà. Ed egli rispose: alle porte della città e accanto al focolare io vi ho veduto prosternarvi e adorare la vostra libertà. Anche gli schiavi si umiliano di fronte al tiranno e lo lodano anche quando li ammazza. Ahimè, nel boschetto del tempio e all'ombra della cittadella ho visto i più liberi tra voi indossare la loro libertà come un giogo ed un ceppo. Ed il mio cuore sanguinava, perché non potrete essere liberi finché perfino il desiderio di cercare la libertà non vi sembri una briglia e non avrete cessato di parlarne come di una meta, di un compimento. Sarete liberi, infatti, non quando i vostri giorni saranno privi di ansie e le notti senza un bisogno o una pena, ma quando queste cose vi stringeranno come una cintura e saprete innalzarvi al di sopra di esse, nudi e sciolti. Ma come potrete innalzarvi oltre i giorni e le notti, se non rompendo le catene che all'alba della vostra comprensione avete stretto intorno all'ora meridiana? In verità, ciò che chiamate libertà è la più resistente di tali catene, benché i suoi anelli brillino al sole e abbaglino i vostri occhi. E che cosa volete eliminare per essere liberi se non brandelli di voi stessi? Se è una legge ingiusta che volete abolire, l'avete scritta sulla fronte con le vostre mani. Non la potete cancellare né bruciando i vostri libri di diritto, né lavando le fonti dei giudici, anche versandovi su il mare. E se è un despota che volete deporre, badate prima a distruggerne il trono eretto in voi. Perché un tiranno come può governare uomini liberi e orgogliosi se non tiranneggiando la loro libertà e calpestando il loro orgoglio? E se è una noia che volete scacciare, essa fu scelta da voi più che imposta dagli altri. E se è un timone che volete fugare, la sua sede è nell'animo vostro, non nella mano di chi temete. In verità, tutte le cose muovono dentro il vostro essere in un perenne semiabbracciamento, quelle desiderate e le temute, le ripugnanti e le amate, le perseguite e anche quelle che vorreste evitare. Esse muovono in voi come ombre e luci in stretto accoppiamento, e quando l'ombra svanisce e non è più, la luce che indugia diventa un'ombra per un'altra luce. Così la vostra libertà, appena perde le catene, diventa anch'essa stessa la catena per una maggiore libertà. E la sacerdotessa parlò di nuovo e disse: parlaci della ragione della passione. Ed egli rispose: la vostra anima è spesso un campo di battaglia dove il giudizio e la ragione fanno guerra alla passione e agli appetiti. Vorrei essere il pacificatore della vostra anima e trasformare la discordia e la rivalità dei vostri elementi in unità e armonia. Ma come potrò farlo se non siete voi stessi i pacificatori, anzi gli amanti di ogni vostro elemento? Ragione e passione sono il timone e la vela della vostra anima in viaggio. Se il timone o la vela si rompono, andrete sballottati alla deriva o resterete immobili in mezzo alle onde. Perché la ragione, se governa da sola, è una forza che limita, e la passione, lasciata incustodita, è una fiamma che brucia fino alla distruzione. Perciò la vostra anima esalti la ragione alle altezze della passione, così che possa cantare, e guidi la vostra passione con la ragione, affinché la passione possa vivere ogni giorno la sua resurrezione e come una fenice risorgere dalle sue ceneri. Vorrei che riteneste il giudizio e l'appetito come due ospiti ugualmente amati. Sicuramente non fareste più onore all'uno e all'altro, perché chi ha cura di uno solo perde l'affetto e la fiducia di entrambi. In mezzo alle colline, quando sedete all'ombra fresca di un pioppo, condividendo la serena pace di campi e prati lontani, fate che il vostro cuore dica in silenzio: Dio riposa nella ragione. E quando arriva la tempesta, e venti possenti squassano la foresta, e tuoni e fulmini proclamano la maestà del cielo, fate che il vostro cuore dica nello sgomento: Dio si muove nella passione. E poiché siete un soffio nella sfera di Dio, ed una foglia nella sua foresta, dovreste riposare anche voi nella ragione e muovervi nella passione. E una donna gli chiese: parlaci del dolore. Ed egli disse: il vostro dolore è il rompersi del guscio che racchiude il vostro intendimento. Come il nocciolo del frutto che deve rompersi perché il suo seme possa ricevere il sole, così dovete conoscere il dolore. Se poteste mantenere in cuore tutta la meraviglia per il prodigio quotidiano della vita, anche il dolore non vi sembrerebbe meno stupefacente che la gioia, e accogliereste le stagioni del cuore come avete sempre accolto le stagioni che passano sui vostri campi, e vegliereste sereni nell'inverno della vostra sofferenza. Molte pene le avete scelte voi, e la pozione amara con cui il medico in voi cura il vostro io malato. Fidatevi del medico e bevete il rimedio tranquilli e in silenzio,
perché la sua mano, anche se ruda e pesante, è guidata dalla mano premurosa dell'invisibile. E la tazza che vi porge, anche se brucia le labbra, è stata modellata con l'argilla che il vasaio ha bagnato con le sue lacrime sante. E un uomo disse: parlaci della conoscenza di sé. Ed egli disse: i vostri cuori conoscono in silenzio i segreti dei giorni e delle notti, ma gli orecchi hanno sete di sentire quello che il cuore già conosce. Vorreste sapere con parole quello che avete sempre saputo nella mente. Vorreste toccare con le dita il corpo nudo dei sogni. Ed è bene che lo facciate. La sorgente sotterranea della vostra anima dovrà venire alla luce e scorrere mormorando verso il mare. E il tesoro della vostra infinita profondità sarà rivelato ai vostri occhi. Ma non usate bilance per pesare quell'ignoto tesoro. E non sondate la profondità della vostra conoscenza con lo scandaglio o la vertica. Poiché l'io è un mare sconfinato e immisurabile. Non dite ho trovato la verità, dite piuttosto ho trovato una verità. Non dite ho trovato il sentiero dell'anima, dite piuttosto sul mio sentiero ho incontrato l'anima in cammino. Perché l'anima cammina in tutti i sentieri, l'anima non cammina sopra un filo, ne cresce come una canna. L'anima apre se stessa come un fiore di loto dagli innumerevoli petali. Allora un maestro disse: parlaci dell'insegnamento. Ed egli disse: nessuno può rivelarvi se non quello che già cova semi addormentato nell'albore della vostra conoscenza. Il maestro che passeggia all'ombra del tempio tra i seguaci non elargisce la sua saggezza, ma piuttosto il suo amore e la sua fede. Se egli è saggio veramente, non vi offrirà di entrare nella casa della propria sapienza, vi condurrà fino alla soglia della vostra mente. L'astronomo può parlarvi di come intende lo spazio, ma non può darvi il proprio intendimento. Il musicista può cantarvi il ritmo che è dovunque nel mondo, ma non può darvi l'orecchio che ferma il ritmo, nella voce che gli fa eco. E chi è versato nella scienza dei numeri può descrivervi le regioni, dei pesi, delle misure, ma non può condurvi laggiù, perché la visione di un uomo non può prestare le sue ali a un altro uomo. E come ciascuno di voi sta da solo nella sapienza di Dio, così ciascuno di voi deve essere solo nel suo conoscere Dio e nel comprendere la terra. E un giovane disse: parlaci dell'amicizia. Ed egli rispose dicendo: il vostro amico è i vostri bisogni esauditi, è il vostro campo che seminate con amore e che mietete con gratitudine. Egli è la vostra mensa e l'angolino accanto al fuoco, perché vi recate da lui con la fame e lo cercate per avere pace. Se il vostro amico vi apre la mente, non temete il no nella nostra, né trattenete il vostro sì. E se lo vedrete silenzioso, il vostro cuore non cessi di ascoltare il suo cuore, perché senza parlare nell'amicizia tutti i pensieri, tutti i desideri, tutte le aspettazioni nascono e sono condivisi con una gioia priva di clamori. Non vi attristate quando vi dividete dall'amico, perché le cose che amate di più in lui saranno più evidenti durante l'assenza, come la montagna che sale, che è più nitida dal piano. E non vi sia altro scopo nell'amicizia che l'approfondimento dello spirito, perché l'amore che non cerca unicamente lo schiudersi del proprio mistero non è amore, ma una rete che pesca soltanto cose inutili. La parte migliore di voi sia per l'amico. Se egli deve conoscere il deflusso della vostra marea, fate in modo che ne conosca anche il flusso. Perché cos'è il vostro amico se andate in cerca di lui per uccidere il tempo? Cercatelo invece avendo tempo da vivere, perché egli è lì per servire al vostro bisogno, non per riempire il vostro vuoto. E nella sovranità dell'amicizia fate che abbondino risa, piaceri condivisi, perché è nella rugiada delle piccole cose che il cuore trova il suo mattino e si ristora. E uno studioso domandò: che può dirci del conversare? Ed egli rispose: voi parlate quando non siete più in pace con i vostri pensieri, e quando non potete più abitare nella solitudine del cuore, vivete nelle labbra, e il suono è distrazione e passatempo, e in molti vostri discorsi il pensiero è quasi ucciso, perché il pensiero è un uccello dell'aria, che in una gabbia di parole può spiegare le ali, ma non può certo volare. In mezzo a voi ci sono di quelli che cercano i loquaci per paura di star soli. Il silenzio della solitudine scopre il vuoto che c'è in loro, che invece vogliono fuggire. E ce ne sono che parlano e senza intenzione o sapere rivelano una verità che neppure essi comprendono. E c'è chi ha in sé la verità, ma non la esprime con parole. Nel suo petto lo spirito dimora in armonioso silenzio. Quando incontrate un amico per la strada o nella piazza del mercato, lasciate che lo spirito che è in voi muova le vostre labbra e diriga la sua lingua, e che la sua voce nella vostra voce parli all'orecchio del suo orecchio, perché l'anima sua conserverà la verità del vostro cuore come un vino di cui si ricorda il sapore, anche quando il colore sarà dimenticato e il vaso più non esiste. E un astronomo disse: maestro, che sai dirci del tempo? Ed egli rispose: voi vorreste misurare il tempo che è smisurato e immisurabile.
Vorreste conformare la vostra condotta e perfino guidare il corso dello spirito secondo le ore e le stagioni. Vorreste fare del tempo una corrente sulle cui rive sedervi e guardarla affluire. Eppure, ciò che è in voi è senza tempo, sa che la vita è senza tempo, e sa che ieri e domani non sono che il ricordo e il sogno dell'oggi, e che quello che in voi medita e canta vive tuttora nei confini di quel primo momento che seminò le stelle nello spazio. Chi di voi non avverte che il suo potere d'amare è senza limiti? Eppure chi non sente che questo stesso amore, sebbene illimitato, è racchiuso nel centro del suo essere, e che non muove dal pensiero d'amore verso il pensiero d'amore, né da fatti d'amore verso altri fatti d'amore? E non è il tempo, come anche l'amore, indiviso e immoto. Ma se dovete nella vostra mente scandire il tempo in stagioni, lasciate che ogni stagione cinga tutte le altre, e che l'oggi abbracci il passato col ricordo ed il futuro con desiderio.